Uomini e donne, prima segnalazione per il nuovo tronista Federico Dainese. Uomini e donne sta per tornare su Canale 5, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì come sempre. Con le prime registrazioni, iniziano a trapelare ormai ufficialmente i nomi dei tronisti. Dopo i video di presentazione su Witty di Federica Aversano e Lavinia Mauro, ci sono anche i nomi dei due tronisti, Federico Dainese e Federico N. Il primo sarebbe già in contatto con una dama del trono over, all'insaputa della trasmissione. I nomi dei tronisti sono stati ufficializzati. I video di presentazione delle due troniste, Federica Aversano e Lavinia Mauro, ormai sono pubblici da qualche giorno, mentre solo durante la registrazione del programma si è scoperta l'identità dei due ragazzi. Solo poche ore dopo l'annuncio ufficiale sulla presenza di Federico Dainese come tronista nel dating show, sono arrivate già le prime segnalazioni sul suo conto. Secondo quanto rivelato da Medeo Venza, Dainese starebbe frequentando già una dama appartenente al trono over. A quanto pare, però, non lo starebbe facendo alla luce del sole, durante le puntate del programma, ma in gran segreto. In una chat che Venza ha pubblicato sulle sue storie Instagram, si può leggere Federico mentre organizza una vacanza insieme ad una dama misteriosa appartenente al parterre delle over. Non si sa chi sia esattamente, ma ciò che è certo è che fino a qualche settimana fa i due erano in contatto e sembravano non essere uniti soltanto da un'amicizia. Nella chat, i due parlano dell'aeroporto in cui vedersi, della possibile destinazione e Federico chiede alla dama in quali date è disponibile per intraprendere questa vacanza. Leggendo le loro conversazioni, si può intuire che il tronista e la donna misteriosa avevano programmato di partire dal 16 al 19 agosto. Non è chiaro se poi la vacanza ci sia stata veramente, ma secondo Amedeo Venza sarebbe la prova della mancata serietà di Federico Dainese, che starebbe ambendo da sempre soltanto al trono. La segnalazione su Federico Dainese non ha raggiunto soltanto Amedeo Venza. Infatti, anche Deianira Marzano, che come Venza ha sempre raccolto tante segnalazioni sui protagonisti di Uomini e Donne, è stata contattata da molte persone. Tanti utenti social hanno segnalato la relazione che, fino a poco fa, c'era tra Dainese e una dama del trono over. Dalle parole di un internauta che scrive alla Marzano, sembra che il tronista stesse conoscendo una dama che aveva, in precedenza, avuto una frequentazione con Armando Incarnato. La situazione, quindi, sembra essere molto complicata e non è da escludere che venga trattata in trasmissione, se le segnalazioni dovessero arrivare anche alla redazione. Sono in tanti a scrivere critiche feroci sui social, sostenendo che Federico ambisse soltanto al trono. Ad ogni modo, come tutti gli altri tronisti di quest'anno, anche Dainese è stato un volto noto di Uomini e Donne. Nella scorsa edizione si presentò nel dating show per corteggiare Veronica Rimondi. Le cose tra loro non andarono bene, sebbene Dainese sembrasse particolarmente preso dalla tronista. Alla fine il percorso si è evoluto diversamente e la scelta di Rimondi è stata differente. Ad ogni modo, lo stesso discorso vale per l'omonimo tronista, Federico N. Anche quest'ultimo è già stato nel programma, nonostante non siano arrivate su di lui segnalazioni di altro genere. Infatti è stato uno dei corteggiatori di Sofì Codegoni. Però tra i due non ci fu nulla di particolare e Federico N. si vide brevemente in trasmissione, poi la abbandonò a causa del mancato sentimento. Voi che cosa ne pensate? Credete che questa segnalazione su Federico Dainese possa essere vera, o sono soltanto i primi pettegolezzi che si diffondono sui nuovi tronisti? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.